Rai Radio 1, la tua informazione, sempre. Ero il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Credo che gli italiani siano interessati ad un giorno da pecora, in un programma del quale sarò il garante. Ed è sempre, sempre, sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro, su Radio 1 e cara la mia simpatica Geppi Cucciari. Una notte veramente incredibile, perché veramente ho trovato un mazzo di chiavi. Ah, un mazzo di chiavi, dove? Sul comodino. Ah, sul comodino di chi? Mio, naturalmente. Ah, certo. Quindi ho pensato, chissà chi sarà stato. Cosa stai guardando? No, perché... A te basta una scollatura. Beh, che sono scollatura. Ogni giorno qua siamo sempre di più, perché, insomma. Guarda, posso anche... Oggi sono salito a scolle, figurati. Mi sono abbinata, insomma, alle attività, cioè, del paese. No, perché sai, quando io dico così, poi tanta gente che ci ascolta alla radio, diciamo, si precipita a vedere la diretta Facebook, e l'hanno scritto anche ieri, per vedere cosa succede, insomma. Succede semplicemente che senza una scollatura, sì, non generosa. Sì, beh, insomma. Ma vabbè, è generosa? Comunque, insomma, sì. Beh, certo, poi vai così ancora di più, certo, scusa. Vabbè, comunque. Noi siamo donne generose. Sì, bene. Quindi, insomma, chi volesse recuperare il mazzo di chiavi, certo. Vi mandi... Ma ci sarà il nome, sapevi? Cioè, mica è un cane, mica ho trovato un cane. Sarà venuta una persona, perché di più non si può. Non e ho quindi... trovato un cane con, certo. Vabbè, però chi comunque trova... saluto Tore Niedu, che è il cane di Antonio Maras. Ah, ma chi se ne frega, cioè. Vabbè, comunque, cosa ti è venuto in mente a quel punto quando hai trovato le chiavi? Cosa è successo con il senatore? Quale? Visto che parliamo molto di senatore. Il senatore Vitali, scusa. Senatore Vitali, hai ragione. Stanotte, ieri sera aveva annunciato che usciva a Forza Italia, appoggiava il governo Conte. Stanotte ha cambiato idea. E la domanda, in effetti, cos'è successo? Proprio lui lo dice. Lo dice lui? Sì. È successo, mi ha chiamato il presidente Berlusconi, ha detto: non voglio credere che tu abbia fatto una cosa del genere, da te non me l'aspettavo. Certe volte basta così poco e tutto. Beh, una telefonata di Berlusconi non è poco, scusa. Non l'aspettavo, tornato indietro. Va detto che, insomma, senatore Vitali di Forza Italia, noi l'abbiamo ospitato più volte in questi giorni, e c'era due giorni fa venuto l'ospite da noi, ed era assolutamente già chiaro che avrebbe voluto passare con Conte. Gli abbiamo chiesto se era un costruttore, lui ha... Ma guardi, io penso che mi possiate escludere. Certo, penso che... Da cosa? Beh, dai costruttori, lui dice, io non puoi... Escludiamolo. Infatti, non nel senso, no, perché magari avevamo insistito, ma non è che è un costruttore... Ma io non sono un costruttore, io sono un avvocato. Vedi, però avvocato lì forse in qualche modo stava già ammiccando, capito? L'avvocato del popolo con l'avvocato Vitali, non lo so, magari erano, sai, quelle messaggi. Beh, i costruttori sicuramente avranno bisogno di un avvocato. Però noi gli abbiamo detto: guardi, senatore Vitali, i giornali fanno tutti il suo nome, come mai? I giornali possono scrivere quello che vogliono, evidentemente hanno capito che aumentano la tiratura e mettono il mio nome. Hai capito, per quelli giornali, cioè Corriere Repubblica, vendite proprio... Perché nominano l'avvocato. Vitali, basta scrivere Vitali, insomma. Ma noi l'abbiamo chiesto alla fine, ma dobbiamo proprio escludere un suo passaggio con Conte? Sì, io allo Stato lo escludo. Lo escludeva allo Stato l'altro giorno. Poi allo dopo, Stato. Stato. Poi ieri sera è passato con Conte. E poi dopo ha chiamato Berlusconi, lo Stato è ristato. È ristato, è tornato allo Stato precedente. Cioè, no, dopo la telefonata è tornato allo Stato precedente. Ma per essere sicuri avevamo chiesto, ma quindi la depenniamo tra quelli che potrebbero passare da Forza Italia ai responsabili? Sì, depennatele. Depennate, quindi è stato prima depennato, poi rimpennato. E poi ridepennato, non lo so, insomma. Ma vabbè, quindi chissà cosa succede, le consultazioni iniziate oggi, stamattina, poi oggi pomeriggio, poi anche domani, le posizioni, i veti, chissà cosa succede. Cioè, salutiamo i corazzieri comunque. Vabbè, che c'entra? Vabbè, sono là, sono molto belli da vedere. Anche Mattarella, che Zampetti, Grasso, Mattarella era sicura, anche se salutiamo Giovanni Grasso. Ho capito, dobbiamo salutare... Io voglio salutare i corazzieri. Vabbè, salutiamo questi corazzieri. Però la domanda è, insomma, come si comportano le forze politiche? Per esempio, come? I 5 Stelle sono compatti su Conte, perché per esempio Vincenzo Spadafora, ministro dello sport. Parliamo di cose serie, adesso il nostro nome è Conte. Adesso il nostro nome è Conte. Adesso l'ha detto prima. Adesso il nostro nome è Conte. Vale ancora? Sì, questo l'ha detto Spadafora. Sergio Mattei, deputato del Movimento 5 Stelle.
Ma il movimento adesso supporta Conte. Adesso? Ha detto Battelli. Adesso. Ma adesso o... È ora? No, perché se magari l'ha detto adesso, ma non è... È quello che ho appena detto io prima. Prima o adesso l'hai detto? L'ho detto prima. Tu mi hai detto adesso. Ora? Ora. Vabbè, non ho capito. Comunque, Andrea Marcucci, capogruppo del Partito Democratico al Senato. Per alcuni è renziano in sonno, per altri invece sta cercando di portare i renziani dentro il PD. Per noi oggi l'ipotesi sul campo è quella di reincaricare il presidente Conte. Oggi, adesso, ieri? No, perché oggi ieri o oggi domani? Boh. O adesso? Ma lo chiedi proprio a me. Ora? Insomma, cosa sei messa? Ancora svegliata? No, sono svegliissima. Stamattina... Ho dormito 8 ore e 40. Ah, di fila? Incredibile. Sì. Forse sono svenuta. Ma stamattina hai dormito 8 ore e 40. Vabbè, ma insomma, Fiano, deputato del PD. Se dovesse esserci un altro scenario, vedremo. Se dovesse esserci un altro scenario, Se adesso o se ora o se prima. Ha detto se. Vedremo qua, vedremo o vediamo. Vabbè, vedremo, ha detto. Danilo Toninelli è l'unico che tra tutti quanti i politici di questo paese ha come sempre la visione più chiara. Fammi sentire. L'alternativa, ragazzi, è un gran casino. Ecco, quel di ha ragione, però va detto che ha ragione. Ma gran casino, perché adesso no, invece, scusa. È sempre un casino. Cioè, esatto. Mentre Iva Scalfarotto, vi ricordate, insomma, sottosegretario agli esteri, che si è dimesso con la Bellanova e la Bonetti. Cioè, si è stato dimesso per interposta persona. Ha lasciato la poltrona. Non si poteva mettere il carro davanti ai buoi. Bravo, Scalfarotto, queste sono parole chiare. Ma adesso il buoi o il carro o... Comunque o... la saggezza del popolo, vedi, dei detti agricoli. Il popolotto di Scalfarotto. Insomma, ma invece gli risponde sempre Battelli, deputato del Movimento 5 Stelle, carro, i buoi. Certo, da Renzi mi aspetto qualsiasi giocata di poche. Battelli è venuto a galla, una pecora, vero? A galla. Che matte risate, ragazzi, come ci si... Aiutateci. Sì, stai tranquillo. Sì, vabbè, dai. No, fai come se... Però, insomma, la ministra, ex ministra Bellanova, sul poker risponde così a Battelli. Non poniamo veti su Conte. No, di nuovo con i veti. Non poniamo veti su Conte. Non poniamo veti. Tu hai posto un veto, no. No, io non veto. Niente, lo so, mettiti gli occhiali e Bellanova... Noi non poniamo veti su nessuno. Abbiamo capito. L'ha detto adesso o adesso prima? O adesso dopo? Perché lei è fissata con i veti, la Bellanova, eh. Ho detto che noi non poniamo veti. E abbiamo capito. Non fatela inquietare, eh. Mamma mia, che sennò poi si dimette. Ah no, si è già dimessa. Mentre invece Sandra Lonardo, la moglie di Mastella... Cosa dice? È un po' inquieta, vero? No, anche lei? Ma più che inquieta, sente, capisce cosa sta per succedere. I governi forti, in momenti forti e delicati come questo, imporrebbero presenze forti. Una frase forte, direi. Fortissima. Ma fortissima. Che forte. Sei forte papà. Ma fortissima adesso? Fortissima sempre. Sempre, sempre. E poi è intervenuto ieri, finalmente, il segretario del Partito Democratico, proprio lui, Nicola Zingaretti, che ha voluto dare la linea al partito, no? Il PD, poi hanno votato il suo intervento, la sua relazione, e ha detto che... Proporre al presidente Mattarella un incarico al presidente Conte. Quindi lui vuole. Quindi sono d'accordo. In questo senso con 5 Stelle. Lui propone al presidente Mattarella un incarico. Di ridare l'incarico al presidente Conte. Tutto tra presidenti. Perché lui, secondo lui, bisogna fare il nome di Conte per. Per dare vita a un governo raccogliendo il suo impegno. Un appello. Facciamo l'orpello ora. Perché se uno lo dice ora è orpello. E se invece dopo? Dopello, quindi è lì bisogna fare l'antidoping che si vede. Ma secondo Zingaretti bisogna chiamare in questo momento per... Chi? Vogliono che vada io? No, in questo momento di difficoltà bisogna proprio chiamare... Chiamare a raccolta tutte le energie disponibili all'interno del Parlamento su questo impianto programmatico. Ah, è un impianto programmatico femminile, questa. La signora impianto programmatico. O più programmatica. Ha detto programmatico. Sì, dice parole un po' a caso. Poi ricorda che cosa successe con Renzi, ti ricordi? No, si fece il governo, il nuovo governo e proprio poi? Nel giorno del giuramento dell'esecutivo attuale si verificò una scissione che ne mutò addirittura le caratteristiche. Ah, ne mutò?
Ne mutò, no. Non ho capito. Ma come no? Ne mutò, no, le caratteristiche. Ne mutarono. No, ne mutò, no, fece le mutò. Adesso non è che vuoi cambiare le parole in bocca. No, non voglio cambiarle, vorrei Zingaretti. Capirle. Mutò. Poi dice sempre Zingaretti ieri in direzione PD che ci vuole un governo autorevole, altrimenti pretendere una coalizione forte, ampia ed un esecutivo autorevole che duri tutta la legislatura. Legislatura. Secondo me non ci vede. Ma come non ci vede? Non a noi? Ci vede. A noi? No, no, no. Ma no, se... si stanno picchiando a noi. No, non, no. Ci vede. No, non ci vede. Non ci vede. Lui legge male quello che scrive. Ma l'ha scritto lui, tra l'altro, dovrebbe saperlo. La legislatura è una legislatura slegata, credo. Come sarebbe? Sarebbe velleitario e vano. Sarebbe, Vincenzo sarebbe, credo, e non ci vedo. No, sarebbe, com'è? Forse è cinese, sai guarda cosa? Guarda che quando dici la parola, allora, siccome ti doveva dire velleitario dopo cioè, sarebbe. Sì, è quello. Guarda che come dire aprafoco. Aprafoco, forse sai cos'è cinese, ha aperto un ristorante cinese, sarebbe molto buono. È una leggenda metropolitana. Credo, infatti, sì. Ma torniamo al nuovo governo, segretario Zingaretti. Nuovo governo con ampia base parlamentare, Arricat, ma no, è cinese, non è giapponese. Arricat. Al riparo dai ricatti. Ricatti è anticipato la sillaba della parola successiva. Ma cosa vuol dire? Quindi vai, non si chiama Zingaretti. No. Ma va bene, tu non vuoi fare esempio perché tu non vuoi capire, tu vuoi solo giudicare. Ma se finisse l'esperienza del governo Conte... Non sarebbe solo ingiusto, ma anche, io penso, venturoso cambiare. Tu lo capisci bene che ha letto una... Sarebbe letto molto, male. Diciamolo, venturoso. Qua non riesco neanche a capire che parola ci sia scritta. Sarebbe molto venturoso, questo gli va riconosciuto a Zingaretti, questa lucidità. Avventato, forse. Cosa deve dire. Fare il PD? Forse voleva dire, è un gioco. Ma il PD, gioco è? È un gioco enigmistico. Il PD cosa deve fare? Di impegnare ogni nostro sforzo per conseguire questo risultato in maniera trasparenza. In maniera trasparenza, giusto, in maniera trasparenza e che voleva dire? La lenza, forse andava a pescare con la lenza, trasparente. Ha letto no, in maniera trasparenza. Zazza, dove sta Zazza? No, dove sta al Quirinale? Perché Zingaretti pensa che l'Italia... L'Italia può e deve garire. Garire. Questa è Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che può garire. Ma chi garì? Io non garisco gari, più. Gari. Bebe, Conte non mette Betti a Renzi, e neanche Renzi, mette Betti al Premier Giuseppi. E Italia viva, a Di Maio non mette Betti, niente Betti ma tu ci credi, io non veto no, tu cosa veti, è un po' quel veto, non veto, Betti di andare a quel paese, Betti chi vivrà vedrà. Di Maio, basta giocare con il mio nome per Palazzo Chigi, quella di Italia Viva è solo una provocazione. Vogliono mandarlo da Mattarella a ipotizzare una maggioranza solo per fargli sbagliare i congiuntivi. Un giorno da pecora, solo su Radio 1. Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Radio 1 e cara la mia simpatica Geppi Cucciari. È giovedì 28 gennaio su Radio 1, sono passati due giorni dalle dimissioni del governo Conte bis. Vabbè, facciamo contare anche questo. Ne mancano 218 al compleanno di Mario Draghi. Tanti auguri Marietto, tanti auguri. Oggi chi c'è? Pronti via? Chi? Beh, guarda, io comincerei con un senatore perché tanto a questo punto. Certo. Riccardo Merlo. Riccardo Merlo. Sottosegretario agli affari esteri, presidente del MAIE, membro del gruppo europeisti MAIE Centro Democratico, signor Merlo, buongiorno. Buongiorno a tutti, bella musica, mi piace ogni giorno di più. Tra l'altro, la mandiamo così se la mette come suoneria. Ma secondo lei è un Merlo che fischietta in questa musichetta? Sì. Vediamo. Chi lo sa? Senta, sottosegretario Merlo, lei è stato, diciamo, non più di un'ora e mezza fa al
al Quirinale a, alle consultazioni, sì, incontrare Mattarella. Sì. In che sala vi siete visti? Perché ci sono due sale in queste consultazioni. Questa non era la sala di sempre, perché certo, per il Covid l'abbiamo fatto in un'altra sala più grande, non so il nome della sala. Era quella però... chiara, quella più chiara o quella più scura? Più chiara. Più chiara. Allora dovrebbe essere la sala degli arazzi. C'era uno straordinario, sì, tappetone rosso appeso sulla destra. Conosce più lei di me. Lo so, ma sa quante volte. Lui entra a rubare, simpatico. Esatto. Di notte era un po' buio, ma com'è andato l'incontro col presidente Mattarella, signor Merlo? È andato molto bene, lui ci ha ascoltato, eh. Adesso lasciamo nelle sue mani, certo, la possibilità di risolvere questa crisi o no. Come no? Ah no, cioè, la possibilità di risolvere questa crisi o no? Ah, pensavo lo chiedessi a noi. No. Cioè, no. Sì, sì. Ma cosa vi siete detti? Cosa ha detto il presidente che l'ha colpita in modo particolare? No, lui ha preso nota, ha detto che è una situazione molto critica e che dobbiamo cercare di risolvere questa situazione al più presto possibile. Senta, noi l'abbiamo detto. Ma in questi casi funziona che siete voi che fate il nome di Conte o è il presidente Mattarella che chiede? No, noi. Lui... noi abbiamo fatto il nome di Conte, sì, che crediamo che è l'unica certo, possibilità, sì, anche perché se non c'è Conte potrebbe rientrare Italia Viva o entrare più tranquilla Italia Viva, però uscirebbero anche altre pezzi, quindi siamo in un momento complicato. Senta, ma il presidente ascolta solo o fa anche domande? No, ascolta, ho parlato io, ho parlato De Falco, ha parlato Causin, sì, poi lui ci ha detto questa cosa della situazione critica, scrive e poi... Cioè, era preoccupato per la situazione critica del paese o anche della politica? Politico? Secondo me era più che preoccupato, occupato nella questione di risolvere la crisi politica e anche soprattutto per la pandemia, no? Sì. Ma il dialogo ovviamente vi date del lei, nel senso col presidente, sì? Cioè, sì. Eravate poi in tavoli divisi da dei blocchi di plexiglass. Sì, ma lei è stato lì perché... Sì, guardi, l'hanno fatto proprio... vedere, sì. Abbiamo visto le immagini, sembra... Sembrava la visita ai parenti dei... Eravamo divisi e mi sembra una cosa bene, soprattutto per proteggere il presidente, no? Certo, vi ho offerto qualcosa, un caffè... Io ho avuto già il Covid, quindi esatto, diciamo che dovrei avere fatto il sierologico, certo, giorni fa e ho le difese ancora forti. Senta, ma vi ho offerto qualcosa, un caffè, qualcosa, niente... No, perché abbiamo parlato velocemente, anche perché veramente pensavamo solo a parlare, certo, e poi uscire e parlare con la stampa. No? Ma si sentiva bene quello che si diceva oltre il plexiglass? Assolutamente perfetto. Perfetto. Senta, ma e il presidente vi ha chiesto quanti siete o no? Perché non si sa mai, questo gruppo di europeisti al Senato, c'è grande... No, non abbiamo parlato di numeri, perché io prima all'inizio, quando ho preso la parola io, gli ho detto che questa non era un'operazione per sostituire nessuno, neanche un'operazione numerica, che era un'operazione per cercare di strutturare, riunire a tutti quelli parlamentari che erano... Noi eravamo già in cinque, ma c'erano sciolti nel gruppo misto, però hanno due cose fondamentali: il valore dell'europeismo e poi Conte come punto di riferimento, quindi ci siamo messi insieme. Poi è tenuto De Falco, ha fatto il solito discorso sui tamponi, quello sappiamo, lo fa tutti i giorni. Che ha fatto, mamma mia, a me piace quando... Cosa ha detto Mattarella a De Falco? L'ha tranquillizzato? No, l'ha ascoltato, ha preso nota e... Ma secondo lei Mattarella ha un po' l'atteggiamento, come dire, guarda cosa mi tocca fare, oppure no? Come le sembra? Questa è credo che la settima volta che io al Quirinale sia con Napolitano sia con Mattarella. Rispetto alle altre volte, Mattarella com'è? Più tranquillo? No, più... Uguale. Anche perché non ha espressioni, diciamo. Occupato della situazione, preoccupato. Io ho avuto...
Occupato. Occupato vuol dire che si è impegnato dalla situazione, in questo senso. Si occupa di questa situazione, sì, quindi sì, non voglio dire che è preoccupato, perché preoccupati siamo tutti, certo. Italiani. Io ho avuto la possibilità anche di stare con Mattarella per ricevere ambasciatori, certo. L'ho accompagnato in un viaggio in Svizzera, quindi certo. L'ho visto come sempre, lo vedo forte, bene. Ci dica questa cosa, ma il senatore Vitali di Forza Italia... Cosa è successo? Arriva o non arriva? Ieri sera ha annunciato... Io a Vitali non lo conosco, mai ho parlato con lui. Mai. E secondo me cioè, forse è stata qualche operazione politica fatta a posto. Ma da chi? Evidentemente non dal centro, dalla maggioranza di governo. Cioè hanno fatto finta di farlo uscire per poi farlo rientrare, dice. Io dico, questo sempre potrebbe essere che loro abbiano fatto questo per delegittimare questo nuovo gruppo. Ah, certo. Senta, siete sempre in 10, è arrivato qualcuno, sta arrivando qualcun altro, com'è la situazione? Arriveranno altri, però adesso stanno tutti aspettando come finisce, perché forse fra 15 giorni siamo in campagna elettorale. Ma scusi, arriveranno altri dopo che ci sarà l'incarico di nuovo Conte, secondo lei? Non so quando, ma sicuramente arriveranno altre, perché le telefonate e le chiacchiere... La stanno chiamando in tanti? Come sempre. Cioè, quindi sì o no? Sì. Sì. Ma prima di domenica, secondo lei, arrivano? Lo posso dire, perché certo. I tempi di ogni persona io li rispetto, soprattutto dei parlamentari, perché certo. I tempi politici sono fondamentali. Chi sbagliano i tempi... Secondo lei entro domani finiamo questo percorso di consultazioni che conducono a qualcosa, o dobbiamo ricominciare? Fare un altro giro. Secondo me domani si finisce e poi vediamo cosa decide il Presidente della Repubblica. Diciamo che siamo aperti a tutte le possibilità, perché certo. Bisogna capire come finisce. Senta, ieri abbiamo fatto una domanda molto difficile, era un po' in difficoltà sui nomi dei componenti del suo gruppo. Oggi so che si è fatto dare i nomi, quindi li sa già, vero? Non l'elenco qua. Allora non c'è gusto, se c'ha l'elenco è troppo facile, si è fatto dare l'aiutino, signor Merlo. Io sono così onesto che gli dico che sono qua col senatore, il capogruppo Fantetti, che gli ho detto dammi l'elenco, perché poi mi domandano. Ti posso dire nome e cognome? No, se ce li ha è troppo facile. Ma perché Fantetti non è venuto più difficile? Tatiana Rojo, che è quella del PD che vi hanno imprestato, che se ne arriva un altro decimo lei torna nel PD, giusto? Non so se tornerà o non tornerà, però queste sono operazioni che si fanno. Guardi, mi ha fatto una domanda un giornalista del giornale, che è un giornale che io rispetto molto, come rispetto anche al presidente Berlusconi, sulla questione del gruppo, ma io non so se loro si ricordano nel 2011 di Razzi, Cilipoti, passare in 24 ore dal centro-sinistra, eletti con Italia dei Valori, al centro-destra. Certo. E poi c'è un'altra cosa che credo che bisogna sottolineare. Quale? Italia Viva, per esempio, che sono tutti usciti dal PD, certo. È un partito di transfughi, perché nessuno, cioè loro sono stati votati da elettori del PD, poi finiscono con un'altra sigla votando contro il partito che le ha portato in Parlamento. Cioè, occupatevi di quelli, no? Sottosegretario Merlo, grazie, ci saluti Fantetti, arrivederci. Fantetti vi saluta. Ciao Fantetti, arrivederci. Ciao a tutti. Grazie. Ciao Fantetti. Via. Un'altra consultazione. Adesso con noi c'è. Ce n'è un altro, ce n'è un altro. Sì, allora vorrei un altro un presidente, ce l'hai? No, Julia Unterberger. Julia Unterberger. Julia Unterberger. Julia Unterberger. Julia Unterberger. Julia Unterberger. Julia Unterberger, Unterberger, Unterberger. Julia Unterberger, presidente del gruppo per le autonomie, signora Unterberger, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, lei Guten Morgen. È stata la prima stamattina andare alle consultazioni a incontrare il presidente Mattarella. Sì. In che sala l'ha incontrata? In quella degli Arazzi o quella del Branzino? No, non del Branzino. Del Branzino. No, come si chiama l'altra sala?
Ce l'abbiamo scritto qua, adesso arriviamo. Bronzino, Lille, bronzino, bronzino. Del bronzino. Sì, si ricorda del qual bronzino, è? Dimmi. No, non so in quale sala era, in quella dove erano tutti, penso. No, sono due sale diverse, perché non si fa in una e poi quando si esce... Si igienizza, forse. E vanno in quell'altra, esatto. Com'è andato l'incontro col presidente Mattarella, c'era Unterberger? Bene, come sempre. Come l'ha trovato il presidente? Non è che il presidente dimostra i suoi sentimenti. Qualcuno dice che è una sfinge proprio, nel senso non si capisce mai se è preoccupato, se è tranquillo, se no. Sicuramente sarà preoccupato, non potrebbe essere altrimenti, ma non è che lui si dimostra quello che pensa, ovviamente. Lei che cosa le ha detto come presidente del gruppo Autonomie? Che noi siamo disposti a sostenere ogni governo, ogni formazione di governo che sia europeista e abbia la tutela delle minoranze linguistiche e delle autonomie speciali nel suo programma. Certo. Senta, ma c'è qualcosa che il presidente le ha chiesto che l'ha sorpresa? No, no. Mi ha chiesto cosa pensiamo di un Conte Ter. Sì. E noi abbiamo detto che per noi il presidente Conte era insomma ascoltava sempre i nostri problemi, ci dava una mano e sì, forse mi ha un po' sorpreso che il presidente Mattarella poi ha detto lo so il problema che avevate con i medici, insomma sapeva i dettagli delle problematiche che c'era in Alto Adige. Sì. Certo. Ma e quindi mi ha fatto piacere, insomma. No? Beh, era informato, insomma, il presidente, sì, certo. Sì. E quindi, a parte Conte Ter, non vi ha chiesto nel caso se siete disposti invece a un governo di unità nazionale, di salvezza nazionale? No, solo di Conte Ter, dal punto di vista di formazione di governo avete parlato? Sì, no, noi abbiamo subito detto che noi non possiamo appoggiare nessun governo dove ci sono dentro gli anti-europei, i sovranisti, sì. I Fratelli d'Italia ovviamente. E quindi non fareste un governo di unità nazionale tutti insieme? No, ma lì non ci sarebbe bisogno di noi. Senta, ma siete andati voi abbastanza presto, alle 10:30 stamattina, c'era qualcosa, un caffè, un cornetto, qualcosa, niente? No, non c'era niente. No, lo so, no, lei sorride, ma giusto, sa, quando si comincia... Acqua c'era. Liscia o gasata? Liscia. Niente, lei l'ha bevuta, sì? Sì. Come vi siete trovati? Perché è la prima volta che fate le consultazioni con questi divisi dai blocchi di plexiglass? Sì, ovviamente era meglio prima sul divano vicino al presidente. Era più amichevole. Era un altro. C'era un'altra atmosfera, no? Con questa atmosfera facevi fatica anche a capire sotto le mascherine, con questa distanza, cosa si diceva, insomma, non era più piacevole, ma ovviamente al momento deve essere così. Certo, ma senta, il presidente non vi ha chiesto altro poi durante il vostro incontro? No, ha detto che siamo stati molto chiari e basta. Quindi le è sembrato molto risoluto, molto, molto, molto deciso? Il presidente mi è sembrato come sempre. Sì. Come lo vede anche lei. C'erano quei bei ragazzi, presidente, c'erano quei bei ragazzi dei colazzieri? Li ha visti? Chiaro che c'erano. Fuori, come garanti, la sicurezza, l'eleganza anche. Sì, sì. Ovviamente, sì. Lei aveva uno straordinario anche lei molto elegante. Camicetta, pua bianca, anche nera, insomma. In quei casi si sceglie apposta perché si va dal presidente oppure... È difficile anche scegliere cosa mettersi per andare dal presidente della Repubblica. Non è che capiti tutti i giorni. Un uomo si mette l'abito e via. Perché, per esempio, il senatore Merlo, che è andato poco dopo di lei, la moglie gli sceglie i vestiti e quindi uno è facile. Lei invece come l'ha scelto, signora Unterberger? Sì, come l'ha scelto? Ha scelto qualcosa di elegante che avevo, qualcosa che mi piaceva per questa occasione. Ma anche un portafortuna, no? No,
no, no. Grazie, Julia, Julia Unterberger. Giulia. Giulia. Giulia, Giulia, salutiamo, salutiamoci. E senza Yodel la prossima volta. Esatto, senza Yodel la prossima volta. Ah, se ecco possibile. Perché si è... Giulia Unterberger, presidente del gruppo per le autonomie. Grazie, arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Buona giornata. Arrivederci. Arrivederci. Questa è Radio 1, questa è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione senza Yodel. No Yodel, no party. GR1 adesso. Giorno da Pecora e su Radio 1. Renzi, non mi telefona nessuno. E con quello che costa chiamare in Arabia Saudita? Un giorno da Pecora, solo su Radio 1. Ed è sempre, sempre, sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro, su Radio 1 e cara la mia simpatica Geppi Cucciari. Allora, ti volevo proprio raccontare di quella volta che ero a Senis. Dove? Senis. Senis? Senis. Con la M o con la N? Con la N di Napoli. Senis. Senis, in provincia di Oristano. Oristano, sì, figurati, se vai in provincia di Oristano, non lo sai. Anche ieri ho sbagliato completamente quella di ieri, completamente. Proprio io chiedo scusa al governatore Solinas, a tutta la Sardegna. Ma guarda, perché ogni giorno vengono detti paesi con la provincia sbagliata. Vabbè, insomma. Ma cosa vuol dire? Uno va a cercarle e poi così ma che si fa con la cultura. Ma puoi farlo anche tu prima. Comunque, gli abitanti di Senis si chiamano...
Senisesi. Come si chiamano? Senisesi. Sì? Senisesi. Neanche questo sappiamo. Abitanti di Senis, potete guardarci in diretta sul nostro canale YouTube della RAI e ci vedete come la televisione. Ma adesso... C'è un altro senatore? Eh beh, certo, ma che senatore? Luigi Vitali, senatore di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali. Signor Vitali, buongiorno. Buongiorno, ancora tu? Ma non dovevamo vederci non più. Non dovevamo sentirci. Ma io più. Le avevo detto, facciamo che casino, la richiamiamo e lei è stato di parola, va detto. Non c'è due senza tre. Sì. Scusi, allora, senatore. Ma lo sanno i radioascoltatori che noi siamo d'accordo. Sì, certo, è tutto. Sì, allora no, perché noi siamo andati a dormire stanotte. Tranquilli. Che lei... Io non ho dormito. No, noi siamo andati a dormire che lei aveva annunciato la sua uscita dalla Forza Italia e l'appoggio al governo Conte. Stamattina ci svegliamo e lei è già di nuovo tornato in Forza Italia e non appoggia più il governo Conte. Allora, come passa il tempo? Quando ci si ma diverte. Ma cosa è successo, senatore? Allora, ieri ha visto... Parliamo seriamente sì. No, seriamente. Ieri ha incontrato il Premier a Palazzo Chigi. Come è andato l'incontro? È andato un incontro molto cordiale. Il Premier ha detto che è la sua intenzione... E mettere insieme tutte le forze possibili per mandare avanti un governo che cercasse di far uscire il paese dalle secche nel quale si trova per la pandemia, per la crisi economica e quindi necessità di avviare il recovery plan, la campagna vaccinazioni, i ristori e quant'altro. Per quello che ha capito lei, il Premier aveva in mente un governo fatto come? Cioè con che forze all'interno? No, con tutti quelli che ci stavano, da quello che ho capito io, con tutti quelli che ci stavano, mettendo da parte argomenti divisivi, per esempio la giustizia è un argomento divisivo perché insomma fino a questo momento questo governo non è che ha fatto nella sua giustizia quello che io pensavo fosse necessario. Certo, Le ha parlato della possibile cancellazione del blocco della prescrizione? Lui ha detto che sui temi divisivi bisognava metterli da parte, bisognava creare un insieme di forze disponibili a lavorare solo su questi punti, recovery plan. Quelli più urgenti. Certo. Esatto. Però, perché poi un governo omogeneo avrebbe fatto le riforme che avesse creduto necessarie. Ovviamente in quel governo non avrebbe fatto parte Forza Italia, perché sennò lei poi non sarebbe, avrebbe annunciato, se Forza Italia... Ma guardi, io le dico una cosa, questa cosa d'impulso mi ha fatto dire che l'avrei aiutato, perché come voi sapete io sono stato sempre contrario alle elezioni anticipate in questo momento, però quando sono uscito, è venuta fuori l'agenzia... Quanto è stato dal Premier Conte ieri a Palazzo Chigi? Una mezz'oretta. E tra l'altro, mi scusi, come ha fatto? Perché avrà dovuto andare a Palazzo Chigi un po' di nascosto, perché era chiaramente una trattativa ancora in corso. No, di nascosto. Ci sono due ingressi, sono entrato da un ingresso. Dall'ingresso quello... Dalla finestra è entrato? No, la finestra non ci arrivavo. Da dietro è entrato. Dal portone a piano terra. Piano terra. E non l'ha vista nessuno. Che ora era? Saranno state le 8:30, le 9 di sera. Quindi poi uscito ha fatto questo comunicato. Sì, ho preso un taxi per tornare a casa. Certo. E mi ha chiamato il presidente Berlusconi che non posso credere che tu abbia fatto una cosa del genere, la tua storia, la nostra storia, il nostro rapporto, le nostre battaglie. Del presidente. Qui il centrodestra si schiera per andare alle elezioni anticipate, io credo che non siano la cosa necessaria in questo momento, e lui mi ha detto guarda che io sono stato il primo a dare la disponibilità per un governo di larga intesa, a questa mia disponibilità non ho trovato nessun riscontro, quindi anche io sono preoccupato delle condizioni del paese, però voglio dire, più che dare una disponibilità non posso fare, quanto è durata la telefonata con il presidente Berlusconi? Ma 5-6 minuti. Ma dal taxi l'ha fatta? No, mentre arrivavo al taxi. Ma subito proprio lui ha letto l'agenzia? Sì, evidentemente. Cioè appena uscita l'agenzia, che ora l'ha chiamata Berlusconi? Io stavo uscendo da Palazzo Chigi, quindi mi ha chiamato pochi minuti dopo l'agenzia. Cioè scusi, perché sono importanti questi posti, si ricorda esattamente dov'era quando è arrivata la telefonata? Ma lei sta facendo un'indagine? No, chiedo per capire, perché anche dal punto di vista simbolico... No, no,
Non ho guardato l'orologio. La prossima volta sarò più attento. No, non che le ora. Faccio, e le faccio un rapportino. No, non che ora era. Dove era proprio? Perché se l'avesse chiamato proprio davanti a Palazzo Chigi, insomma, era... Sono uscito da Palazzo Chigi, sì. Stavo andando verso... Sì. San Silvestro a prendere il taxi. Ma lei ce l'ha il numero di Berlusconi segnato, diciamo registrato? Sì. Ah, quindi ha capito subito che era lui. Sì. Ma poi l'ha chiamata anche Salvini, senatore Vitali. Sì, mi ha chiamato anche Salvini, dopo. Il quale si è meravigliato, sì, dopo, il quale si è meravigliato, dice, mi dici cosa è successo, che cosa stai combinando, perché hai fatto questo. Ho detto, guarda, io sono contrario alle elezioni anticipate, certo. Voi volete andare tutte alle elezioni anticipate, certo. E lui mi ha detto, guarda, che io ho detto una cosa un po' diversa, sì. Perché ho detto che sono disposto a parlare con chiunque, l'importante è che si faccia una riforma del fisco e una riforma della giustizia. Grazie, quindi... certo, ma la riforma del fisco e della giustizia però, è come le vuole Salvini, è difficile farle con gli altri. Ma se uno non si siede a ragionare, diventa difficile capire come la vuole fare uno la riforma della giustizia. Da quello che ha capito lei, neanche Salvini vuole le elezioni? Mi ha detto questo. Lei ci crede? Ma io ci credo, infatti poi lo dimostreranno, certo. Se sarà così o meno. Sì. Dico, poi ognuno... Allora, le ha parlato con Conte, poi l'ha chiamata Berlusconi, poi l'ha chiamata Salvini, e poi lei ha richiamato Conte per dirgli, o Conte ha richiamato lei? No, avrei dovuto chiamare Palazzo Chigi, sì. Non ho il numero del presidente Conte. Ma chi l'ha convinta di più a ritornare, diciamo, in Forza Italia, Berlusconi o Salvini? Ma la mia storia. La mia storia e le garanzie avute di una posizione, diciamo, non oltranzista sulle elezioni. Poi magari si arriverà alle elezioni anticipate, ma ognuno si dovrà assumere le sue responsabilità. Però scusi, da quello che abbiamo capito noi, domani pomeriggio, il centrodestra va alle consultazioni a chiedere le elezioni. Questo l'ha capito lei, quando escono dal colloquio vediamo che cosa avranno chiesto. Ma se scusi, signor Vitali, sa che noi ormai abbiamo un rapporto con lei, una consuetudine quotidiana. Confidenziale. Esatto. Certo. Non è che se domani il centrodestra va al Quirinale e chiede a Mattarella le elezioni, a quel punto lei torna di nuovo ad appoggiare Conte? No, perché non voglio essere più richiamato da un giorno da pecora, potete stare tranquilli. Vabbè, ci possiamo sentire anche per sapere come va, per altre ragioni. Sì, per la salute, per la squadra di calcio. Certo. Senta, c'è una cosa che non ho capito in tutto questo suo... Soltanto? No, ha ragione. No, vabbè, io ho moltissime, glielo dico da subito. Sì, perfetto. È un modo di dire, senatore Vitali. No, ma nel momento in cui lei va a Palazzo Chigi, sente che il Premier Conte le fa questa offerta, lei viene... diciamo il dubbio, anche diciamo l'esigenza di accettare, perché prima di dire sì a Conte non chiama Berlusconi e dice guarda presidente, qui voi volete andare alle elezioni, io me ne vado? Ho capito, in quel momento evidentemente non c'è stato né il tempo e né l'opportunità di farlo. Senta, ovviamente... Ma ci sarà stata una parola che ha detto il Premier che l'ha convinta, perché proprio lei continua a dire giustamente la mia storia, le mie radici mi hanno portato poi a cambiare idea. Se per un attimo ha vacillato vuol dire che qualcosa l'ha mossa. Sì, mi ha mossa la garanzia di non affrontare temi divisivi, e questo per me era già importante. Ma le ha offerto qualcosa, non nel senso di posti, no? Dico, da mangiare, dico. Sicuramente mi ha offerto. No, nel senso, bicchiere d'acqua mi ha offerto. Solo, neanche una pizzetta. Sì. No, pare che una patatina. Ci sia la spending review a Palazzo Chigi. Ma no, eravate solo voi due o c'era anche Casalino? No, non c'era Casalino. Erate voi due proprio e basta? Non c'era Casalino. C'era qualcun altro? Non c'era Casalino. No, non le ho chiesto se c'era Casalino, non mi interessa di sapere. No, me l'ha detto prima, non c'era guardi, Casalino. A me non interessa di sapere se c'era Casalino. Io voglio... Non c'era, lei faccia domande precise, io le rispondo. C'era qualcuno del PD? No. Qualcuno dei 5 Stelle? No. C'era qualcuno del gabinetto del Presidente? Mi faccio la domanda di riserva. Certo, come si chiama? Goracci, come si chiamano questi? No. Vabbè, c'era comunque niente, no. Lei è no. Andato solo, senatore? Sì. Certo. Senta, ma in famiglia cosa le dicono? Stanno bene. No, poi... nel senso, le dicono come dai, hai fatto bene, hai fatto male, insomma. Guardi, stato... sto rientrando a casa e quindi in Puglia. Io stanotte non ho dormito e quindi... Però un'altra cosa che non capisco, lei dice che ha deciso alle 4 del mattino, ma Berlusconi e Salvini l'hanno chiamata intorno alle 10:30. Cos'è successo in quelle 6 ore? Sono venuti a trovarmi degli amici, dei colleghi, sono stati con me sino alle 3 di mattina. Di Forza Italia? Dei colleghi.
dei colleghi avvocati, dei colleghi parlamentari, non di Forza Italia, dei colleghi, dei colleghi, sì sì, no, abbiamo capito che erano lui, vuole dire molto ma non tutto. Esatto, brava, la sua collega vede, è perspicace, lei invece è un po' della Lega, è un po' duro di comprendonio, dei colleghi, è un po' duro di comprendonio, ma dei colleghi di maggioranza o di opposizione? Non di maggioranza, dai. No, di non di maggioranza. Di opposizione, quindi o di Forza Italia o di Cambiamo. Cambiamo? Sì, perché lei cambiamo canale. No, cambiamo quella... cambiamo idea. Cambiamo di molto spesso da quanto si vede. Perché tra l'altro lei, scusi, era iscritto a Cambiamo. Sì. Però non ho seguito il gruppo, no. Mi ha subito ripudiato Giovanni Totti, certo. Ha fatto bene. Però Cambiamo, in effetti, voglio dire, adesso è perfetto per lei, scusi, che cambiamo idea. Senta, nel senso, Cambiamo, quello in effetti... Faccio il copyright di questo. Ma ha cercato qualcuno adesso, invece della maggioranza, del governo, di richiamarla dopo che lei ha detto di no, che non li appoggia più? Non ha fatto un tentativo... finale. Beh, adesso... però approfitto della vostra trasmissione per chiedere scusa al presidente Conte, perché quando una persona sbaglia, mi hanno insegnato, bisogna assumersi le responsabilità e chiedere scusa. Io ho sbagliato e gli chiedo scusa. Quindi lei individua in questo suo accadimento di stanotte proprio un errore. Una valutazione errata, spinta da tanti fattori, non ultimo quello di evitare lo scivolamento ineludibile alle elezioni anticipate. Cioè, c'era in realtà a muoverla una ragione, insomma, pura? No, questa è quella più importante. Poi è chiaro, io mi trovo nel gruppo di Forza Italia, perché sono molto amico di Anna Maria Bernini, che ringrazio, ho buoni rapporti con i capogruppo, ho buoni rapporti con i colleghi, ho un rapporto personale con Berlusconi, dopodiché la classe di vertice, io sono stato sempre discolo e controcorrente. Ma e poi l'ha richiamato Berlusconi per avvertirla che aveva cambiato idea o...? No, gli ho mandato l'agenzia. L'agenzia sul telefonino? Sì. Su WhatsApp? Perché Berlusconi c'ha WhatsApp, quindi. Ma che foto c'ha nel profilo Berlusconi? Dudino? No, c'ha Repubblica Italiana. Repubblica Italiana. E a che ora gliel'ha mandato il messaggio a Berlusconi dell'agenzia? Stamattina alle 7. E lui ha risposto? No. Questo non è che è arrabbiato. Vuole che la chiami? No, facciamo un'altra trasmissione domani. Ma era arrabbiato il presidente Berlusconi quando l'ha chiamata ieri sera? Più che arrabbiato, era deluso. Deluso, È stata la delusione a farla tornare sui suoi passi, perché generare delusione è molto disorientante. Mi ha ricordato come se ne avessi bisogno la mia storia, e effettivamente insomma non si reggeva questa cosa. Senta, di sicuro le ha fatto una battuta, non una barzelletta, ma una battuta sicuro gliel'ha detta Berlusconi. Non era in vena di battute. È proprio deluso, certo, Berlusconi deluso fa paura, Ma guarda, vada da casa sua, da sua moglie, fatevi un pasticciotto. Pasticciotto leccese. Senatore Vitali, scusi, io non è per dire, quindi io l'altro giorno gli avevo già chiesto, quindi la ridepeniamo da quelli che da Forza Italia passano a sostenere il governo Conte? Che palle però, ragazzi, che siete. Ma non si dice una signora. Ma scusi, che palle, ma siamo noi. No, gli diamo tutti e due al suo collega. Grazie. No, ma scusi, è sicuro che non torna più ad appoggiare il governo Conte? Faccio la domanda di riserva, dai. Mi congedo come l'altra volta. Se fa un altro casino, ci risentiamo lunedì, va bene? Va bene. No, però scusi, se dice mi faccia la domanda di riserva, sembra che si lascia la porta aperta ancora. No, sto scherzando, dai, fatemi sdrammatizzare. Basta, oggi, mai più con Conte. Basta. Grazie. Arrivederci, senatore avvocato. Ci saluti Berlusconi. Saluti la Puglia, la bella Puglia. Ma scusi, ma senta Conte. Aiutateci. Ma l'ha lasciato così. Chi è questo intruso? È Conte, senta. Aiutateci. Lo so, lei che non ha cuore. Grazie. Arrivederci. Senatore di Forza Italia. Guarda che sei veramente proprio, sei puntuto. Ma che puntuto? Tu non respiri anche l'emotività del nostro interlocutore. Perché quando ti chiama Berlusconi deluso. Berlusconi deluso che non fa neanche una battuta, insomma. Manco un colmo. Andiamo alti. Ce l'abbiamo un architetto internazionale? Massimiliano Puzzas, Massimiliano Puzzas, Massimiliano.
Massimiliano Fuxas, il più grande architetto di tutti i tempi. Signor Fuxas, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno Massimiliano. Dov'è? Come sta? Sì. No, ho bisogno del telefono perché solo qui c'è troppo rimbombo. Va bene. Perché abbiamo una camera molto lontana. Non si preoccupi. Ecco. Dov'è? In che posto del mondo è, signor Fuxas? Roma. Roma, Roma. No, perché con tutti questi cartelli pensavo fosse in Cina, San Pietroburgo. No, sono i progetti che sono lontani. Certo. Io sono presente, ma... io sono qui. Quindi hai lasciato la casa di campagna con tua moglie? Da un pezzo, da un mese e mezzo. Certo. Siamo tornati a provare a vivere a Roma con una piccola parte dello studio presente, come tutti gli altri, dai. Certo. Senta, qual è il progetto più avanti di quelli che c'ha lì dietro? Quello là. Quello là, alla sua destra, che dov'è? Che è la finestra, che è finita. Quello è Dubai. Dubai. E che cosa sta costruendo a Dubai? Invece dall'altra parte c'è una torre che è finita, però sta dall'altra parte. La torre dove? Di dove? A Guizhen, in Cina. In Cina, quella è finita. Vabbè. Sì, di 300 metri, non è altissima. Ecco. Beh, insomma, 300 metri, insomma, sì, certo. Senta, in un momento così di grande difficoltà, solo un grande architetto può trovare la soluzione a questa crisi di governo. La riprogettazione, in qualche modo, è importante. Ma questa qui è una ristrutturazione più che altro. Certo. E quindi come ristrutturerebbe il governo? Beh, si ristrutturano da soli. Passano gli anni, ma sembrano sempre giovani. Sì. Beh, questo non è, insomma, sembrerebbe un complimento questo, architetto. Le crisi fanno bene. Come diceva qualcuno, fanno bene a chi non ce l'ha. Certo. Ma ce l'ha il potere. Ecco. Certo. Ma secondo lei ci vuole un Conte Ter? A questo, guardi, questa è la domanda più difficile. Lo so. Non vi risponderà mai nessuno. Ma l'abbiamo chiamata per questo. Dire, io preferirei, volete sapere chi preferirei adesso? Gentiloni. Gentiloni. Ah, Gentiloni. Cioè che torna, ma quindi lo scambio, cioè Gentiloni che torna a fare il premier e Conte che va al posto di Gentiloni. Questo fate come volete, date a un Gentiloni date quattro deputati e un Gentiloni, cinque in prestito. Figurine in cambio, fate le figurine così. Ma secondo Gentiloni lei è uno che mi piace. Ma secondo lei il Movimento 5 Stelle potrebbe accettare un premier del PD, visto che i 5 Stelle hanno comunque la maggioranza relativa il partito di maggioranza in Parlamento? Beh, i 5 Stelle oggi è un oggetto difficilissimo da comprendere, ecco, molto difficile, anche perché manca il loro mentore. Beppe Grillo. Loro mentori, i due mentori. Cioè Grillo e? Casaleggio. Casaleggio, no? Certo, sì, però Grillo manca volontariamente, diciamo che è diverso. Senta, ma secondo lei il PD deve fare pace con Renzi? Ma io farei far pace a tutta la sinistra e rimetterei una sinistra insieme. So. Mi sembra che a sinistra non so quanti sono i partiti, partitini, gruppi, troppi. Correnti, le correnti, non so quante correnti ci sono, ma anche nello stesso PD, se ci sono tante correnti, ma anche negli altri, sono tutte correnti. Certo. E chi vedresti a capo di questa sinistra riunificata? Beh, qualcuno abbastanza di buon senso, ecco, un Prodi di oggi, ecco, Gentiloni potrebbe andare bene. Gentiloni è un sacco di lavoro, li stiamo trovando. Gentiloni potrebbe essere il Prodi di oggi, dice. Ma il Prodi, però un Prodi estremamente attento, una persona rispettata. Credo Gentiloni va bene. Perché qualcuno dice che Conti è il Prodi di oggi? Conte, questa non l'ho capita. Sì, Giuseppe Conte è il Prodi, è il Prodi di oggi, perché mette insieme le due forze maggiori di governo, il PD flemmatico. E 5 Stelle. Guardi, scusate una cosa, guardi, ormai siamo pronti a tutto, abbiamo capito tutto, siamo estremamente... Certo. Siamo diventati quasi cinici. Sì. Cioè il primo governo era con la destra. Sì. Il secondo, diciamo, è con la sinistra. Sì. Il terzo è con i rimasugli. Cioè, diciamo, poi il prossimo che sarà? Sarà con le frattaglie, no? Non so che differenza ci sia tra rimasugli e frattaglie, devo dire, però comunque... No, le frattaglie dipende dai gusti. Molto... Sì. No, le frattaglie sono gli interni, è una cosa certo. Che ha una sua... diciamo c'ha una sua storia, ecco, specialmente certo. Nella cucina romana, ebraico romana, è vero, è molto storica, sì. Senta, ma secondo lei di chi è colpa la crisi, di Conte o di Renzi? No, Renzi ha detto le cose estremamente giuste, poi le dice a modo suo.
se forse se lui fosse stato di un'altra regione o di un'altra città avrebbe avuto, cioè, i toscani sono toscani, ecco. C'è lo spirito toscano che lo frega. Sì, sì, dai, no, fiorentini, però le cose che ha detto erano giuste, cioè servizi segreti che andavano decentrati, sì, non concentrati. L'altra cosa importantissima era rivedere un pochino come avevano piazzato la governance esterna, sì, del recovery fund, sì. Sì. E poi come erano concepite, e poi come erano le proporzioni, e poi la sanità, e poi secondo me c'è una cosa importante, il MES, che nessuno ha più il coraggio di nominarlo, ma credo che sia importante visto come sta la sanità oggi, ecco. Secondo lei, quindi lei è molto sulla posizione di Renzi oggettivamente, signor Fuxas? Ma direi, io sono una persona di buon senso, quando Renzi poi stravacca come fa lui spesso e parte per la tangente, lì è il carattere. Poi io non posso odiare Renzi in quanto è del Capricorno. Ah, certo. Ah, beh, è una ragione effettivamente fondante. Molto profonda, certo. Sì, perché io sono del 9 gennaio, lui dell'11. Ah, perciò, certo. Ma quindi avete lo stesso oroscopo? Perciò io sono sempre preoccupato. Se va bene Renzi, penso che se vado bene anch'io. Certo. Quando stravacca, diciamo così, io mi preoccupo enormemente. Ma tu stravacchi mai così come fa lui, architetto Fuxas? Lo faccio da una vita, ecco, perciò... Cioè, lei stravacca molto, signor Fuxa, perché sembra così invece compito, preciso. Ma lei non è... molti dicono che appunto che Renzi dicesse delle cose giuste, ma che non sono state neanche ascoltate perché era proprio lui a dirle. Perché stravacca, poi. Va bene, me l'hanno detto da quando sono nato. Sì. Che lei deve pensare che quando ho fatto la tesi di laurea, sì, Zevi, che era... era importante, un sì, grande architetto, un grande storico dell'architettura, e avevo il mio relatore che era Ludovico Quaroni, un grandissimo architetto, e tutte e due che erano nella commissione di laurea hanno detto questo progetto mi avrebbe dato enorme soddisfazione se a farlo non fosse stato Fuxas. Certo. Ma quindi lei si sente un po' il Renzi dell'architettura? No, questo è troppo. Non stravacchiamo. Ognuno fa il suo mestiere, certo, e ognuno cerca di farlo al meglio possibile, ecco. Certo. Senta, ma secondo lei, che insomma è un grande esperto, un grande architetto, un grande esperto di politica, ma anche di calcio. No, di politica per niente. Beh, no, non si butti giù, guardi, lasci stare. Vanno più d'accordo Renzi e Conte o Fonseca e Geco? Secondo me non va d'accordo nessuno dei quattro, certo, ma anche se mettiamo a giocare Geco con Conte e l'altra parte mettiamo e Fonseca con Renzi. Fonseca con Renzi non andrebbero d'accordo neanche loro. E non si può fare, quindi che soluzione vede per Fonseca e Geco? Lei che è grande tifoso della Roma, hanno litigato, l'allenatore della Roma e il centravanti e capitano della Roma. No, l'hanno già trovata, mi sembra c'è un centravanti abbastanza bravo. Borja Mayoral. Lei lo farebbe giocare al posto di Dzeko in modo definitivo. Già sta giocando al posto di Dzeko. Sì, ma due partite, insomma, lo manderebbe via. Cominciamo da due, dai, cominciamo. Ma vedo una cravatta giallo-rossa. Sì, lì. Ma del governo. Da un bel po', sì, ma non è per la Roma, è per il governo. Giallo, ho capito. Perché noi siamo... Io pensavo che fosse per la Roma. No, noi siamo filo governativo. Sono tutti governativi, cioè l'unica televisione oggi che non è governativa mi sembra che sia la 7, la RAI è completamente governativa. Ma noi da sempre la RAI è governativa, questo scusi. Storicamente. È il mandato. Ma anche la terza rete è diventata governativa. Vabbè, certo. Soprattutto. La terza rete, esatto. Ma quando mai? Ascolta Massimiliano, che cosa ne pensi del fatto che la tua nuvola possa diventare un centro di vaccinazione? È l'unica cosa che mi ha reso veramente... felice, perché per la prima volta l'architettura è utilissima. Ecco, che di solito quella no. È la cosa, la più grande utilità. Ci sono tre ragioni, sì, per cui io sono contento della nuvola. Si sta comportando bene perché è stata ospitato l'Opera di Roma. Sì. Secondo, ha ospitato il Balletto di Roma. Sì. E terzo, spero che ospiti anche il problema della sanità a Roma. E come funzionerà? Idea? Lo sa già o più o meno? Sì, sì, no, è chiaro. Cioè? Ho parlato con l'assessore alla sanità, sì, prende tutta la parte bassa, che ci sono circa 10.000 metri quadrati per 5.000
vaccini al giorno. 5.000 vaccini al giorno si faranno nella nuvola, e le hanno detto anche da quando, così per avere un'idea? O... Beh, questo qui io spero anche di avere il mio vaccino un giorno o l'altro. Voi siete vaccinati? Ma no, ma si figuri, no, ma no, ci sono i 100.000 vaccinati clandestini di cui nessuno sa nulla. Vabbè, non è che dobbiamo, lei non è ancora over 80, noi quindi non ne facciamo parte, quindi neanche ci terremmo. Ce ne vuole di tempo, architetto, prima sì, di... però un vaccino ci farebbe comodo, ecco. Ma non passare davanti a chi spetta prima di noi, No. Senta, ma lei... io non ce l'ho il vaccino, ecco. E tu sei troppo giovane perché ti spetti di diritto, sì, conosci l'età, dai, tu conosci la mia età. Sappiamo che non è over 80 e quindi non essendo over 80 ci vuole ancora un po' di tempo. Ci dica l'ultima cosa. Geppi, ti saluta Doriana. Ecco. Ah, ciao Doriana, un grande abbraccio. Ecco. A me niente, non mi saluta invece a me Doriana, signor Fuxas. No, a te no, niente. Devo dire onestamente no. Vabbè, niente, sempre ciao così. Doriana, un abbraccio grandissimo a te. Certo, io no invece. Senta, volevi abbracciare me, io ricambio con affetto. Ci dica l'ultima cosa, ma secondo lei chi aveva ragione tra Ibrahimovic e Lukaku, signor Fuxas? Secondo me avevano torto tutte e due. Vabbè, certo, così è facile però. No, è vero. Perché Ibrahimovic non è razzista. Sì. Lukaku non lo può essere. Perciò stavano facendo una battaglia sbagliata tutte e due. Certo. La realtà è che sono due molto fisici. Sì. Che appena possono spaccarsi le ossa se le spaccano. Era una battaglia testosteronica in qualche modo. Saranno Capricorno forse? No, nessuno dei due. Ma lei sa il segno di tutti, scusi, signor Fuxas. No, non lo so, però lo immagino. Ma secondo te che segno sono io, Massimiliano? Sei un segno carino. Carino, segno, ciao. È un segno molto carino, io non lo so, non so nulla di segni, però sembrerebbe un segno carino, d'acqua. No, di fuoco. Di fuoco, ecco, quindi niente. Sagittario. Leone, quindi perfetto. E io Leone. Certo. Ah, va bene, io non ci vado abbastanza d'accordo con Leone, sì. Senta, io che segno sono, signor Fuxas? No, io non so nulla di niente, segni. Ma neanche noi. Al posto a Doriana. Al divino Telma, che adesso è un po' latitante. Ma di che segno sei? Dimmelo. Così a sensazione, cosa potrei essere? Lo dica lei. Ma io non ne so niente. Toro, vede, quasi comunque, complimenti, Toro, bravo, sì. Bravo, grazie Massimiliano Fuxas, il più grande architetto di tutti i ciao, tempi. Ciao Massimiliano, saluta Doriana, un abbraccio. No, non la saluti. Ciao, un abbraccio a voi. Ciao. Questa è Radio 1, questa è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che un Toro! Abbraccio a voi. Ma qual è Toro? Toro! Tora! Ma non è quello. Aiutateci. Ma no, stai buono, aspetta. Un giorno da pecora e su Radio 1. Dimmi quando tu verrai a sostenermi, dimmi quando,
con te sta cercando ormai un'altra maggioranza, sai. Quanti sono i senatori? Dimmi quanti, quanti, quanti di volta Gabbana faranno. Meglio chiamare il costruttor, se vuoi dirgli di sì. Fallo in fretta perché ha pochi giorni con te per fare il conte ter. Dove sono i costruttori? Forza Italia, Italia viva, oppure gruppo misto. Dimmi quando tu verrai a sostenermi, dimmi quando. Renzi, non mi telefona nessuno. E con quello che costa chiamare in Arabia Saudita? Un giorno da pecora, solo su Radio 1. Un giorno da pecora, cara la mia simpatica Geppi Cucciari su Radio 1. E caro il mio simpatico Lauro, sempre su Radio 1. Adesso con noi c'è... C'è un medico? Sì. Massimo Galli, buongiorno! Ma buongiorno a voi. Buongiorno. Infettivologo in Milano. Come sta, professor Galli? Come dico in questi casi, ho conosciuto i tempi migliori, ma resista. Certo. Resistere è il verbo dell'anno, di questo anno. Senta, ma ormai tra poco siamo a un anno, no? Più o meno dall'inizio. Non me lo dica. Ma stiamo meglio adesso o stavamo meglio un anno fa? Beh, no, un anno fa eravamo di fronte al disastro e tra l'altro in larga misura all'ignoto. Sì. Ora... Il quadro è un pochino più chiaro, la situazione e le conoscenze sono sicuramente più in là, c'è il vaccino e quindi col vaccino concreta speranza di chiudere il problema. Certo. Sa che lei, nel senso, c'è chi dice che tra i più pessimisti siete lei, Ricciardi o Pregliasco, è vero secondo lei o è semplicemente realismo? Ma credo che sia realismo, nel senso che a dire va tutto bene Madama la Marchesa è molto facile, voglio dire, no? Beh, insomma, sì, anche... E diventa anche rendersi magari popolari o... Sì. Consentire a qualcuno di utilizzare le tue affermazioni in maniera un po' strumentale. Certo. E se tu consideri le cose come stanno sulla base delle tue conoscenze, sto parlando di conoscenze scientifiche, di altro tipo di conoscenze. Certo. Domenica cambieranno di nuovo i colori delle regioni. Sì. Ci sono dei momenti in cui mi piacerebbe essere daltonico, ma pazienza. Lei non è d'accordo su questo cambiamento cromatico? Ma no, non è che non sono d'accordo. In realtà credo che possa valere la pena di cercare di fare il massimo sempre e comunque per avere da una parte la massima possibile protezione, mitigazione, contenimento del fenomeno e dall'altra cercare di fare il minor danno possibile all'economia, alla vita economica e sociale delle persone, voglio dire delle famiglie, delle aziende, delle imprese. Ma purtroppo il discorso è quello che è. Certo. Si sta un po' gialli, poi dopodiché si respira un po', poi si pagano gli effetti di quella giallanza, sì, si torna arancioni. A volte, appunto, inseguendo l'applicazione stretta del parametro, non ci si rende conto che comunque è un parametro a cui si arriva abbastanza per approssimazione da una parte, perché è normale che sia così. Sì. Sono conti che vengono fatti sui casi che hai visto, sui casi clinicamente evidenti che hai visto, sì. E questo è evidentemente un elemento oggettivamente con degli margini di errore o comunque... Il punto è che non è che da un giorno all'altro cambia un pochetto il parametro, siamo a posto. Certo. Determinate realtà vanno viste anche
consolidarsi per certo, non trovare sorprese. Scusi, professor Galli, ma anziché fare questo, diciamo, giallo arancione, rosso rosso giallo arancione, ci sarebbe un'altra soluzione? Cioè, se si facesse, come dice qualcuno, un mese di lockdown di nuovo, poi si potrebbe stare tutti gialli oppure no? Ma guardi, io un bel po' che dico, e non sono il solo, sì, che una dieta piuttosto robusta per un breve periodo, se però potesse essere accompagnata da una campagna di vaccinazione estensiva, certo, e di un migliore e più ampio utilizzo anche della diagnostica, potrebbe dare una robusta mano a uscire dai guai prima. Però cioè lei dice, magari la vaccinazione sta andando troppo lentamente, secondo lei? Quello che tutto sommato ci si poteva, posso certo dirlo, sì, non dico che me lo aspettassi, però se qualcuno va a riprendere alcune cose che ho detto già in estate, non solo io per carità, sì, no? Che prima bisognava avere il vaccino, e quello per fortuna è arrivato in tempi anche più rapidi del mio previsto. Cioè non è passato neanche un anno. Poi però il problema era poi produrlo nei quantitativi sufficienti, sì, distribuirlo senza che ci fossero problemi e competizioni tra nazioni, e somministrarlo in tempi rapidi. Ma non si potrebbe produrre ovunque, non solo, diciamo, quello della Pfizer, non solo negli stabilimenti della Pfizer? Cioè produciamo quante bottiglie di bibite al giorno nel mondo? Non è esattamente come produrre la Coca-Cola, certo. Ops, non volevo fare pubblicità certo. in diretta, insomma, una qualsiasi bibita su licenza in un altro è un pochino più complicato, voglio dire, però effettivamente ha perfettamente ragione. Ma secondo lei molte case farmaceutiche hanno tutta i dispositivi per produrli? Oppure la Pfizer? Non è impossibile, per quello che ne so io, che altri impianti potessero essere rapidamente o ragionevolmente in termini rapidi adeguati per questo tipo di produzione. Ma e questo non succede perché, per esempio, le case farmaceutiche non vogliono svelare della si sa la composizione. Ma insomma, quindi a questo punto è anche, da una parte sì, certo, è occupare il mercato, ma dall'altra parte è anche un po' una corsa, per certo cui c'è sempre la possibilità che esca qualcosa di meglio del vaccino precedente, e che a un certo punto il tuo mercato finisca. Comunque il discorso è, al di là di queste che sono solo ipotesi, illazioni, insomma, parlando in concreto, era previsto che arrivassero tutti assieme un tot di vaccini diversi, certo, e l'organizzazione anche degli acquisti, se posso chiamarli così, da parte della comunità europea, degli approvvigionamenti, che forse è più corretto, era stata ripartita tenendo conto di questa programmazione. Come spesso succede, non è che le programmazioni siano sempre poi coronate da una conferma dei tempi e tutto quanto. Allora è successo che almeno due o tre di questi vaccini siano in grave ritardo. Tanto, cioè, senta, lei ha già fatto la seconda dose, è già passata una settimana dalla seconda dose, e di fatto io ho gli anticorpi, bene sì. Quanti IgG ha per capire, perché quelli che testimoniano, diciamo, il fatto che ha gli anticorpi quando uno fa il sirolo? Tante, quanto basta. Ma più di quelli che si immaginava o? No, quelle che mi immaginavo, anche perché poi sa, anche lì non c'è gran differenza. Tra l'altro, guardi, per poter essere anche, stiamo cercando di vedere quali sono i test rapidi, quelli pungidito, che ti possono dare la risposta anche del fatto che hai sviluppato la risposta immune, ce ne sono, il che è utile perché oltre ai sistemi sierologici di laboratorio, quelle che fai misurando gli anticorpi sul sangue venoso, il fatto di avere anche un pungidito che ti dà una risposta in 10 minuti, sei non proprio fuori dai problemi, ma insomma sei con IgG specifiche
in circolo e quindi dovresti essere con ogni verosimiglianza immune, è una cosa comoda, certo, insomma, una cosa importante. Senta, ai fini anche così epidemiologici e organizzativi. Professor Galli, cose un po' più leggere, il ministro Franceschini ha detto che Sanremo bisogna farlo senza pubblico, neanche con i figuranti, perché sarebbe troppo pericoloso. Peccato, mi ero candidato a fare la conduzione di Sanremo, si vede che questa volta ormai sta talmente tanto in televisione senza che pubblico non ci sta, non potrebbe addirittura fare non me la chiedano neanche, che non mi interessa. Ma magari, ma se la invitassero al festival andrebbe, professor. Beh, un virologo al festival sarebbe totalmente in linea coi tempi, un medico comunque. Sì, ma guardate, anche no. Anche no. Senta, e invece un'altra cosa, insomma, lei che è medico, se ne intende, aveva ragione Ibra o Lukaku nella rissa dell'altro giorno? Lei che è interista. Insomma, considerando il carattere dei due, sì, grandi giocatori, sì, può anche darsi che Lukaku abbia perso la pazienza, ma sì, quello si è visto, sì. Ecco, però allora perdere la pazienza Lukaku. Certo. Puntini di sospensione. Vabbè, sono interista, quindi questo lo sappia. Senta, l'ultima vista, cosa, ha comprato qualche ciprea, le sue le conchiglie che di cui lei è appassionato? Ma no, sono è tempo immemorabile che sulle conchigliette andiamo male, non ho modo proprio di occuparmi. Ma lei quando litiga com'è? Scusi, non è ovviamente come Lukaku. È più come Ibrahimovic o più come Lukaku? Guardi, io per tutta la vita che cerco di tenere calmo il Rolando che c'è in me, che non è il paladino di Roncisvalle, ma è mio papà che aveva un carattere proprio fumantino. Certo. E io non è che sia molto diverso da lui, però mi posso incavolare molto, ma riesco a mediare parecchio. Beh, ci è riuscito bene, in televisione si è arrabbiato solo qualche volta, ma non tanto, devo dire. Forse ma perché non vale la pena, capito? Certo, cioè, lì rispetto a quei due ragazzotti di qui sopra, sì, uno molto provocatore e uno disponibile a quel punto ad essere provocato, sì, e la differenza sono purtroppo i 30-40 anni di differenza che ho rispetto a loro. Certo. Se non ha, se a una certa età non si è arrivati ad essere capaci di tenere un pochino i nervi sotto controllo, è grave, certo. Ecco, certo, ci si espone poi magari, non so, insomma, si è più condiscendenti con il giovane che si arrabbia rispetto, certo, al vecchio che si arrabbia. Professor Galli, no? Grazie, ci vediamo a Sanremo allora, arrivederci. Sì, magari non so. un'altra volta, grazie, arrivederci. All'altro. Professor Galli, infettivologo in Milano, grazie. Professore. Arrivederci, adesso torniamo, torniamo subito in Senato, subito. Vorrei una senatrice, subito. Gianmanco. Senatrice di Forza Italia, vice. Dov'è? Aspetta. Esco fuori dall'inquadratura. No, ecco, stia fermo. No, dove va? Aspetta, Gabriele. Non si sposti troppo a destra o a sinistra, che potrebbe essere. Perché sto usando un iPad. Sì. E diciamo, non sono molto esperta con l'iPad, preferisco il computer. Sì, lo lasci fermo l'iPad, senatrice Gianmanco. Spostati. No, ma sono io che mi muovo. Ah, certo. Allora, non spostati so un pochino alla tua destra. Sì, ancora di più? No! Allora spostati alla tua sinistra, ecco. Così. Perfetto. In centro. Un po' di aria in testa, esatto, ma perfetta. Senta, mi alzo un po' sulla sedia. In piedi, sì, esatto. Sì. No, si vuole vedere alzarsi in piedi proprio così. Vabbè, comunque. Sei abbinata, sei vestita in abbinamento al quadro che hai alle tue spalle. Visto, è tutto sempre non pensato. Ma è a casa sua, sì, senatrice? Sì, sono a casa mia, ho un cagnolino sotto i piedi che mi mordicchia. Mina! Quindi se qualche volta vedete me che sobbalzo è perché lui certo. Tirala su, faccela vedere, Mina. Mina, ci faccia vedere. Vediamo se si fa prendere. Sì, speriamo. Vabbè, diretta il tuo cane. Da casa. Sì, no, perché è la senatrice Gianmanco. È una... Eccolo lì. Come si chiama? Diciamo, bella è una parola forte, sicuramente carina e coccolosa. Ma ogni scarafone è bella, mamma so. Ma che razza è? Che razza è questo cane? È una chihuahua. Chihuahua nero. Peloso. Lui ha pelo lungo. Pelo lungo, sì. Senta, senatrice Gianmarco, l'abbiamo chiamata perché oggi la grande stampa, il Corriere, la stampa scrivono che lei è tra... Dove è andata? Ah, ecco. A riporre Mina. A terra. È tra i senatori che potrebbero lasciare Forza Italia per sostenere il governo Conte Ter, è vero?
Ma non è vero, io tra l'altro ieri ero stata contattata da chi? Per appunto avere chiarimenti e per dare chiarimenti, certo. Però avevo smentito. Ah, smentito. Mi sembra strano il fatto che oggi l'abbiano comunque scritto. Ma te l'hanno chiesto, Gabriella, in tanti? Sì, come? Te l'hanno chiesto in tanti? No, 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 vabbè, me l'aveva chiesto il Corriere della Sera, però no, ho visto che in effetti il Corriere della Sera ha scritto che ha smentito. No, gli chiedevamo se le ha chiesto qualcuno della maggioranza del governo, le ha chiesto di appoggiare Conte. E allora, certo che me l'hanno chiesto. Ah, e chi gliel'ha chiesto? Scusi, perché lei è vice capogruppo. Il peccato, ma non il peccatore. Ma qualcuno del governo o qualche, diciamo, senatore della maggioranza? Beh, qualcuno del governo. Ah, e come gliel'hanno chiesto? Senza dirci chi è? Cioè, come avviene in questo caso? Cioè, ti telefonano? Un messaggio di persona? Allora, mi abbasso un attimo, ritorno subito. Ma dove un attimo va? Attenzione, si è abbassata, la senatrice Giammanco è scomparsa. Dov'è? chiedere a Mina. Ma cosa ha fatto? C'è Mina che mangia. Che cosa mangia Mina? Scusi. Mangia qualcosa che non deve mangiare. Attenzione, a casa della senatrice Giammanco c'è Mina. Si sta consumando un dramma, c'è Mina che sta mangiando la tessera di Forza Italia, il PD. No, perché mangia di tutto. Mamma mia, scusi. Scusa, mangia di tutto, ma cosa c'è per terra? Non lo so, scusate. No, sta mangiando carta. Carta, ah certo. Speriamo che non... Senta, ma allora ci stava dicendo che senatrice Giammanco, niente, purtroppo, scusate, c'è questo problema che la senatrice Giammanco... Chiedo scusa. No, si figuri, puoi alzarti. Allora. Vado? Sì, alzate. Cioè, com'è avvenuta questa richiesta, innanzitutto? Di persona al telefono, con un SMS? È avvenuta questa richiesta, mi hanno chiesto se volevo entrare a far parte della maggioranza, perché visto che c'è questa situazione drammatica, certo, che sta vivendo il paese, quindi ovviamente sarebbe anche difficile giustificare, certo, il ritorno alle urne, perché si bloccherebbe il paese. Ma gliel'hanno chiesto di persona? Di responsabilità mi hanno chiesto di fare questo passo. Ma di persona, a una telefonata o un messaggio su WhatsApp? Vabbè, questi sono dettagli che secondo me non diciamo chi era per capire come funziona. Cioè, la non forma. È che se ci dice sarò messa, possiamo capire chi è dal mezzo che ha usato. Vabbè, sia di persona che via WhatsApp. Ma qui due persone diverse sono state, quindi? No, sempre la stessa persona. E quindi lei aveva già risposto no una volta e no anche l'altra? Beh, generalmente non è che su WhatsApp si possono fare grandi conversazioni. Quindi prima su WhatsApp, sempre meglio avere un confronto diretto. Quindi ne hanno scritto su WhatsApp e poi avete fatto l'incontro diretto per dire no. Ah no, non c'è stato un incontro o un appuntamento vero e proprio. C'è stato uno scambio di opinioni e di idee. Ma lei ha detto no, no, no o ha lasciato aperto qualche spiraglio? Ma io ho detto che sinceramente gli errori che ha fatto questo governo sono stati troppi, a partire dal ministro Bonafede alla giustizia, abbiamo avuto una riforma della prescrizione, o meglio un'abolizione della prescrizione che da liberale non posso accettare, abbiamo un reddito di cittadinanza che però non si è accompagnato a politiche attive sul lavoro, quindi non ci sono state risposte al mondo del lavoro, all'occupazione. Lo stesso Arcuri, io non ho accettato il fatto che dopo essere stato nominato commissario alla pandemia, quindi per la gestione dell'emergenza sanitaria, oggi sia anche commissario nella gestione del piano vaccini. Io non credo che non le piace debba niente avere tutte queste responsabilità, perché ovviamente si incorre in surmenage, questioni che possono essere delicate. Abbiamo molte zone d'ombra per quanto riguarda l'acquisto di mascherine dalla Cina, per quanto riguarda l'acquisto di siringhe. Insomma, io credo che un cambio di passo si debba fare. Quindi ho detto di no perché credo che questo governo ha avuto la sua possibilità e ha avuto la possibilità di dare risposta agli italiani e non l'abbia fatto. Senta, ma e quindi glielo vogliamo anche cantare questo no al governo Conte Ter? Che dice? Come possiamo fare? Ma voi come al solito mi chiedete sempre una performance. Se vuole, non è che possiamo... Vorrei premettere ai vostri radioascoltatori che io non ritengo di essere una buona cantante. Ma anche noi questo, oggettivamente. Però vabbè, visto già che me lo chiedete, io per cortesia. Certo, perché l'educazione fondamentalmente. E quindi come glielo cantiamo? Allora, io ho un rifacimento di una nota canzone di Gianna Nannini, Quest'amore è una camera a gas. Ah, certo, addirittura. E quindi abbiamo cambiato, insomma, le parole. Ah, quindi un centone sta facendo. Centone, sì, un centone. Un centone stai facendo.
con la collaborazione delle vostre gentili l'orchestrina sempre, certo. Collaboratrici orchestrine domestiche, c'è anche un maschio. Vado sempre a cappella. Cappella, certo. Ormai. Sì. Questo conte non è... Aspetta, prendila più bassa, Gabriele. Sì. Vai da Mina. Vado. Questo conte non è un passepartout, questo premier non lo voglio più. Giuseppe Conte ha tante visioni, ma io rimango qui con Berlusconi. Che meraviglia! Sì, c'è tuo marito in casa? Sì, ha acceso la cappa? No. Il forno ha acceso per... No, per fortuna no. Ma che la cappa ancora non mi è arrivata? No. Ma no, il regalo di anniversario, di Natale, non mi ricordo. Di Natale. Senta, ma è più solido il suo matrimonio con suo marito o quello con Forza Italia? Beh, entrambi. No, dovevi scegliere uno dei due, guardi, senatrice, lo so. Vabbè, ma se c'è una par condicio, ex aequo, certo. Sono entrambi solidi. Tuo marito cosa ti ha consigliato? Mio marito segue la politica, però non è ovviamente... non ha voglia di dare indicazioni, non si intromette più di tanto. Come non capirlo quest'uomo? Ciao Gabriella, grazie. Gabriella Giammanco, ci sentiamo quando poi riesce. Ciao, la Forza Italia. Mina. Arrivederci. Arrivederci. Sandra Leonardo, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori. Buongiorno a lei. Senatrice del gruppo Misto, moglie di Clemente Mastella, l'abbiamo chiamata proprio, siamo molto in ritardo e le chiediamo scusa. Lei, insomma, in questi giorni stava per essere, diciamo, una dei responsabili, una del gruppo degli europeisti, e poi guarda, cosa è successo? Io la fermo subito, sì. Io ho sempre dichiarato che sono responsabile di me stessa, che non ho bisogno di altra compagnia in questo senso. No, ma responsabili... L'ho sempre dimostrato nella mia vita, quindi continuo ad essere responsabile di me stessa. No, certo, responsabili... Poi, se ci sono momenti di confronto per creare condizioni, ma ci devono essere prima i momenti di confronto però. Come mai, allora, non è entrata nel gruppo? Nel gruppo europeisti mai e Centro Democratico? Si ipotizzava che lei entrasse in questo gruppo, invece lei ha scelto ma di dire no. Perché mancava il confronto, non c'è stato nessun confronto, sono stata chiamata a firmare la richiesta di questa formalizzazione del gruppo, e mentre così nelle sale del Senato si parlava soltanto di Mai e quindi una formazione nuova, anche eterogenea, voglio dire di personaggi che avrebbero partecipato, sotto un simbolo neutro che era il MAIE. Sì. Arrivata a questo incontro dove avrei voluto trovare un documento finanziario, un documento programmatico, non ho trovato né un documento che attestasse un poco, diciamo, la via da intraprendere, come la volevamo intraprendere, cosa volevamo portare anche sul tavolo di un confronto politico anche con il presidente Conte e con chi evidentemente organizza in questo momento, ho trovato invece il nome del gruppo, che non era più MAIE italiano all'estero, ma che era Centro Democratico. Europeisti, MAIE Centro Democratico. Non mi posso identificare, certo. Un partito che non è il mio. Lei a quel punto voleva... trattare sconvolgendo tutto, e io non ci potevo Lei fare. A quel punto voleva aggiungere invece, inserire anche noi no, campani. Io ho fatto un ragionamento molto semplice. Sì. Ho detto, guardate, allora, siccome io sono venuta qui e trovo una cosa diversa, della quale non abbiamo mai parlato con nessuno, sì, e mai accennato con nessuno, anche nelle vie, diciamo, nei saletti e nelle stanze del Senato, a questo punto o togliete subito il Centro Democratico, che rimane il progetto iniziale, che non offende nessuno e che, voglio dire, dà l'accoglienza a tutti, anche con idee politiche diverse, oppure aggiungete una mia componente, che noi campani, che non offende nessuno, visto e considerato che in Campania abbiamo riportato quasi un pochino meno del doppio dei voti di Centro Democratico, ma che mi dava, voglio dire, l'etichetta di rappresentanza dei miei elettori, dei miei sindaci, dei miei consiglieri. Senta, senatrice Leonardo, ha capito chi è che comanda in quel gruppo lì? Chi è che ha fatto questo che a lei non è piaciuto? No, ma proprio chi comanda in generale? Io non lo so, non glielo so dire, ripeto, io sono stata invitata ad una riunione dove sono andata, ho trovato un po' di persone, una parte di quelli che poi sono i senatori, ma non erano tutti i senatori, sono stata, diciamo, il tempo di un quarto d'ora?
dove ho fatto subito presente questa cosa che non mi potevo, cioè, cambiamo le carte in tavola. E poi se n'è andata, certo. Era un bel inizio, diciamo. Cambiate le carte, non va bene. Quindi ho posto la mia questione, non è stata accolta, ho detto aggiungere o togliere. Certo. Se non volete né aggiungere né togliere, a questo punto io vi lascio, vado via e sono andata via. La sera chi l'ha chiamata? Sono stata richiamata al Senato, sono andata al Senato ed ho trovato lì ancora il gruppetto, diciamo, dei senatori, ma non tutti. E il nome era uguale, non era ancora cambiato? Non era cambiato, certo. Non mi hanno detto, no, firma, veloce, con un foglio piegato. E lei se n'è andata? Addirittura. Il Centro Democratico. Invece non l'avevano tolto, tanto che ho detto, vabbè, allora se ti malapedi, arrivederci. Il foglio piegato è inquietante. Senatrice Leonardo, grazie, la chiameremo, sentiamoci più spesso, noi invece torniamo domani. Grazie, senatrice, arrivederci. Alle 13.30 su Radio 1. Questa è un giorno da pecora, il programma che saluta, arrivederci.